www.magaze.it, il quotidiano online dei Montisicani. Presidente, domani c'è questa manifestazione per l'aeroporto, ma quali sono le possibilità che si faccia questo aeroporto? Possibilità sono elevatissime, io oserei dire il 99,9%, perché già la regione siciliana ha dato un segnale importante mettendo i soldi per un primo finanziamento, abbiamo operatori stranieri che si occupano di aeronautica che si metteranno a disposizione. Credo che ci siano tutte le prerogative perché l'ENAC ha oggi dato parere positivo al progetto costruito senza spendere una sola lira dalla provincia di Agrigento, ha dato parere positivo, per cui ci sono tutti i presupposti perché la provincia abbia un aeroporto, e questo potrà significare per tutto l'intero territorio della provincia non soltanto ricchezza, non soltanto sviluppo, non soltanto aumento del turismo, ma soprattutto momenti di occupazione, perché finora prospettive per i nostri giovani non ne abbiamo visto, tant'è vero che tanti emigrano e vanno fuori. L'aeroporto, l'infrastruttura aeroportuale e quello che saranno gli indotti che l'aeroporto avrà permetteranno a tantissimi giovani di trovare occupazione e soprattutto stabilità e serenità. L'aeroporto è importantissimo, come ha detto, per tutto il territorio provinciale. Parliamo del territorio montano, quando potremo rivedere le nostre strade transitabili? Vabbè, noi intanto diciamo che abbiamo trovato una provincia che aveva 80 milioni di euro di debiti, oggi nel giro di un anno e mezzo li abbiamo portati a 16. Abbiamo un patto di stabilità che non ci consente di divaricare con le somme che abbiamo a disposizione, e per quelle somme che abbiamo trovato abbiamo cercato di fare dei programmi. In questo programma c'è sicuramente il ripristino delle strade, quantomeno la manutenzione straordinaria, per cui a breve, credo molto presto, daremo le risposte che i paesi montani meritano, perché anche a noi non piace metterci sempre in conflitto con gli automobilisti che giustamente, vedendosi danneggiati da una strada non percorribile, ci citano in giudizio, e quindi faremo meglio ad aggiustare le strade che non a pagare avvocati per difenderci dalle strade che non sono buone. È una data, ce la vuole dare? No, guardi, le date lasciamole, io siamo qui per dare risposte. L'aeroporto è l'inizio di un'avventura che vuole serietà e concretezza. Le strade fanno parte di un percorso su quale noi, insieme alle scuole, insieme a tante altre situazioni, noi stiamo cercando di portare avanti con serietà, con scrupolo, ma soprattutto con grande difficoltà, perché la situazione finanziaria non è florida in nessun ente, e soprattutto quella crisi attanaglia le nostre casse. Grazie. Assessore, come mai qui stasera a Cammarata? Ma intanto costume mio, ma anche degli altri dirigenti del partito, incontrare gli amici del territorio, e qui a Cammarata c'è un circolo che si è costruito da tantissimo tempo. Recentemente c'è stata l'unificazione del cosiddetto circolo della montagna che riguarda Cammarata e San Giovanni, e abbiamo dibattuto da un lato le tematiche che in questo momento sono al tavolo della politica regionale, e poi anche si è eletto il direttivo locale con l'indicazione del dottore Viola, responsabile del circolo di questo territorio, e gli altri amici, e abbiamo avuto anche il piacere di avere tra di noi l'adesione dell'amico Centinaro. Per quanto riguarda, poco fa con il Presidente Dorsi parlavamo di aeroporto, viabilità, l'aeroporto è una struttura molto importante per la provincia, però si parla molto spesso di strade che non sono asfaltate, che non sono transitabili. Cosa può fare la Regione? Sono due capitoli completamente diversi. Il primo si finanzierà con gran parte di risorse private che intervengono e che assumeranno la responsabilità della costruzione e della gestione, mi riferisco ovviamente all'aeroporto. L'altro attiene al tema del bilancio provinciale, che
in grosse difficoltà, così come quello della regionale, cioè la manutenzione straordinaria dello strato. Il presidente delle strade, il presidente della provincia ha comunicato stasera che ha destinato circa 3 milioni di euro per le strade provinciali. Vedremo se nell'ambito dei fondi comunitari con l'asse 6 parte di queste risorse potranno essere destinate anche alle province, alle strade del nostro territorio, in considerazione anche del fatto che diverse aziende zootecniche insistono nella parte della montagna di questa provincia e che meritano un intervento urgente e necessario per consentire e che ogni giorno va in azienda a dare da mangiare agli animali, a seguire la propria azienda zootecnica, possa essere messo nella condizione di fare il suo lavoro. Non c'è dubbio che sono temi che negli ultimi anni sono diventati scottanti, perché quando un lavoratore non riesce ad avere da parte del pubblico le strutture necessarie per poter dare alle proprie aziende il suo impegno, ovviamente questo complica ulteriormente l'attività di imprenditore agricolo, che in questo momento ha di per sé le sue difficoltà di ordine commerciale. Tutti quanti sappiamo le difficoltà che c'è in questo momento nell'agricoltura e nella zootecnica, però tuttavia, diciamoci francamente, noi siamo qui come partito che ha la responsabilità della provincia col presidente Dorsi, e io come assessore al bilancio stiamo cercando di fare un'opera di risanamento delle finanze siciliane e stiamo cercando anche di utilizzare al meglio quelle che sono le risorse comunitarie. E in questo senso lunedì pomeriggio alle 18.30 faremo un incontro con tutti gli amministratori della provincia di Agrigento per dare le giuste informazioni a quelle che sono le programmazioni che i comuni e la provincia di questo territorio potranno mettere in campo. Cosa può dirci in ordine della situazione dei precari in Sicilia? Beh, guardi, noi ci siamo trovati come governo regionale e anche, mi permetto di dire, come enti locali del nostro territorio, che sono in costante confronto con i precari, a dover affrontare questo tema alla luce della nuova normativa nazionale. Una normativa nazionale in termini finanziari che fa rientrare le risorse che sono destinate al pagamento degli stipendi per i precari nell'ambito di quello che è il computo della spesa corrente. Ciò ha determinato ovviamente una forte preoccupazione nell'ambito dei sindaci, perché nel triennio 2006-2008 erano riusciti a fare in modo che questa somma fosse stralciata e quindi non fosse computata. Abbiamo presentato oggi a mezzogiorno, perché questo era l'ora in cui scadevano gli emendamenti, alla Commissione Bilancio Nazionale, e sono convinto che lunedì ci sarà una riunione con tutti i sindaci della provincia di Agrigento, potremmo mettere a punto una strategia comune per raggiungere l'obiettivo di fare in modo che il governo nazionale abbia l'accortezza, senza spendere un euro, di consentire ai precari di stare tranquilli, i sindaci di poter avere le risorse che sono destinate al pagamento dei precari estranee a quello che è il computo delle spese correnti, e quindi trovarci tutti quanti nelle condizioni di affrontare un Natale sereno, un Natale che possa portare ai precari la possibilità di guardare al futuro con maggiore serenità.